Villa Maria nel 2021 arriva nel polo meccatronica grazie a una disponibilità e una progettualità comune nello sviluppare e nel rigenerare un terreno destinato alle attività produttive, ma che attualmente inutilizzato può generare valore sociale attraverso un progetto di agricoltura sociale. Nascerà un progetto di orticoltura sociale, coinvolge 14 ragazzi con fragilità e disabilità, un gruppo di volontari e un gruppo di volontari tecnico. La superficie coltivata sarà di circa 7.000 metri quadri, 4.500 ad orticole. L'agricoltura dà spazio a diverse attività che si possono fare, quindi ha dei ritmi che riesci a modulare in base appunto alle capacità dei ragazzi, e le stagioni anche danno delle tempistiche diverse del lavoro, e fondamentalmente la terra ha spazio per tutti, ecco, tutti quanti possono trovare qualcosa da fare nell'ambito agricolo. Gli spazi dell'orto sono fruibili anche dalle persone che hanno la mobilità più difficile, quindi abbiamo spazi più larghi rispetto all'agricoltura tradizionale. I compiti li suddividiamo in sottocompiti in maniera che vengano comunque compresi e effettuati nella maniera più facile possibile, insomma, più adattata. Passione e affetto, famiglia. In questo stupendo appezzamento abbiamo strutturato quattro grandi orti di 1400 circa metri quadrati l'uno. Due sono orti polivalenti, ossia con una varietà mista di verdure. Uno sarà un orto coltivato a patate e il quarto orto è l'orto che girerà di riserva, che quest'anno lo coltiveremo con un sovescio, ossia con delle piante che vanno a migliorare la struttura del terreno, e l'anno prossimo diventerà l'orto polivalente, l'orto del sovescio, mentre un orto polivalente diventerà orto sovescio. Le piante che coltiviamo sono diverse, da vari tipi di insalate, ai radicchi invernali, alle pan di zucchero, cappucci, cappucci a cuore, cappucci rossi, cappucci da crauti, pomodori di vari tipi. Di tutto, dice Andrea, infatti facciamo una grande produzione, molto varia, diciamo, quello che trovate normalmente in un mercato di verdura. Cespugliare, tagliare l'erba. Beh, aiutare loro. Sono il pesatore e contabile. Tutto in particolar modo quando c'è da far fatica nei campi. Stare col gruppo, dare una mano.